Il 24 e il 25 agosto torna a Pescara la storica regata dei Gonfaloni, alla sua 25esima edizione e alla terza in ricordo di Giovanni Verzulli. Quest'anno saranno 20 le squadre che si contenderanno la vittoria in questa competizione di città marinare. Come spiegano al nostro microfono il sindaco Carlo Masci e gli organizzatori dell'evento. Per me è come una marcord, perché questa manifestazione nacque quando io ero assessore al turismo, proprio per dare un senso identitario alla marineria pescarese, perché c'è questo confronto che esiste da sempre tra la Marina Sud e la Marina Nord, e noi lo avevamo e lo abbiamo concretizzato con questa gara che abbiamo chiamato la Regata dei Gonfaloni, un confronto sul fiume che non è uno specchio d'acqua che divide, ma uno specchio d'acqua che unisce due realtà pescaresi importantissime, perché Pescara è nata sul fiume, è nata sul mare, è nata sulla marineria, e quindi a noi faceva piacere ricordare con questo evento quello che il contributo che è stato dato a Pescara dai pescatori. Quindi oggi siamo alla 25esima edizione, per me è motivo di grande soddisfazione da sindaco presenziare all'iniziativa. Fabrizio Verzulli, presidente dell'Associazione Maestrale. Le novità di quest'anno ci sono: abbiamo preso i battelli dalla Lega Navale di Molfetta, che sono battelli d'epoca bellissimi. E poi ci saranno sempre un bel po' di squadre, anche femminili, che gareggeranno quest'anno, che hanno molto piacere a venire a fare questa gara a Pescara. Vittorio Di Boscio, direttore artistico e speaker della Regata dei Gonfaloni, quali saranno le novità di quest'anno? Questa è una cosa molto importante, perché è la 25esima edizione, sono state 10 le compagini, tra 9 sia i maschi e 9 delle donne, ma la nostra sorpresa è che ci hanno scritto da fuori, addirittura, perché ha avuto una certa risonanza, addirittura dalla Spagna e dalla Croazia. E noi non potevamo trovare sia la logistica che i gonfaloni, e però per il prossimo anno veramente sarà sorprendente, perché sono, diciamo, da fuori della nostra nazione che si interessano. E questo è il terzo anniversario della scomparsa di Giovanni Verzulli. C'è l'abbrivio che cos'è? Si spegne il motore e la barca seguita a camminare. Giovanni Verzulli, alla sua scomparsa, ha spento il motore, però questa barca è stato riacceso, seguitato a camminare, e c'è la famiglia Verzulli che porta avanti questa edizione.